Ciao a tutti ragazzi del canale! Oggi abbiamo un contenuto caldo direttamente dalla conferenza stampa dopo la grande vittoria del Milan contro l'Udinese. Parleremo delle dichiarazioni di Fofana, che ha commentato la partita e la prestazione della squadra, mettendo in evidenza la grinta e lo spirito di squadra che il Milan ha dimostrato in campo, anche dopo l'espulsione. Fofana ha parlato del peso di indossare la maglia rossonera, delle sue impressioni da quando è arrivato nel club e di come si stia adattando sempre meglio. Se volete sapere tutti i dettagli di questa vittoria e come il Milan si sta preparando per le prossime sfide, restate con noi fino alla fine. Mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nulla. Iniziamo! La vittoria contro l'Udinese è stata un traguardo importante per il Milan, e Fofana non ha nascosto la sua soddisfazione nel commentare il risultato. È stata una grande vittoria, abbiamo mostrato un altro lato del Milan, ha detto subito all'inizio dell'intervista. Il punto centrale è stata la resilienza della squadra, specialmente dopo l'espulsione che ha complicato la partita. Fofana ha sottolineato lo spirito di lotta e l'unione che il team ha dimostrato. Non è stato facile dopo l'espulsione, ma abbiamo resistito e dimostrato che possiamo soffrire insieme e andare avanti. Queste parole ci danno una visione chiara del fatto che il Milan non sta solo cercando di vincere, ma sta costruendo una mentalità di squadra forte, essenziale per competizioni lunghe e impegnative come la Serie A. Un altro punto importante sollevato da Fofana è stato il suo adattamento al club. È arrivato di recente al Milan e si sente già più a suo agio, il che si riflette nelle sue prestazioni in campo. Da quando sono arrivato, i ragazzi mi hanno accolto bene. Giorno dopo giorno mi sento più sicuro, facendo sempre meglio. Questo benvenuto da parte dei compagni è fondamentale per qualsiasi giocatore che arriva in un nuovo club, soprattutto in una squadra con tanta tradizione come il Milan. Inoltre, Fofana ha sottolineato un dettaglio interessante sulla partita contro l'Udinese. Ha aiutato Pulisic a centrocampo, poiché il giocatore americano si trovava in una posizione che non è abituato a ricoprire. Questa versatilità e spirito di collaborazione mostrano come il gruppo sia impegnato ad aiutarsi a vicenda, qualcosa che sicuramente porterà buoni risultati durante la stagione. Parlando del peso di indossare la maglia rossonera, Fofana è stato chiaro: la maglia è pesante da indossare, ma è il mio lavoro. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra. Questa frase riassume perfettamente cosa significa giocare nel Milan. La responsabilità di difendere i colori di uno dei club più grandi del mondo non è qualcosa che passa inosservata, e Fofana ha chiarito di sentire questo peso, ma allo stesso tempo di esserne fiero. Ha poi aggiunto: se continuiamo così, sarò ancora più orgoglioso. Il giocatore è concentrato sulla crescita della squadra e crede che, con lo sforzo collettivo, il Milan possa continuare a brillare nelle competizioni. Uno dei momenti più attesi dell'intervista è stato quando Fofana è stato interrogato sugli episodi legati all'arbitraggio. Tuttavia, il giocatore ha preferito non polemizzare. Non voglio dire nulla sull'arbitro, perché è umano e può commettere errori. Invece di concentrarsi sugli errori arbitrali, Fofana ha voluto elogiare i suoi compagni di squadra. Voglio parlare dei miei compagni, perché hanno lottato fino alla fine e lo hanno fatto per il Milan. Questo atteggiamento di non incolpare fattori esterni, ma di valorizzare lo sforzo della squadra, è un grande esempio di maturità e di concentrazione su ciò che davvero conta, la prestazione della squadra in campo. Per quanto riguarda le scelte dell'allenatore per la formazione iniziale, Fofana ha detto di non essere sorpreso. Ho molta fiducia nella squadra. Non siamo stati molto bene all'inizio della stagione, ma ora mi sento più sicuro. Ha anche elogiato la prestazione di Chukwueze, che ha segnato nella partita, e di Okafor, che, secondo Fofana, ha giocato bene. Sono molto orgoglioso di lui, ha detto, dimostrando che, oltre a concentrarsi sulla sua prestazione, Fofana ha grande rispetto e ammirazione per i suoi compagni di squadra, apprezzando il lavoro collettivo. Quando gli è stato chiesto se questa fosse stata la sua miglior partita con il Milan, Fofana è stato umile, ma ha mostrato determinazione. L'allenatore mi chiede di giocare in questa posizione e cerco di dare il massimo. Mi piace giocare tutte le partite. L'allenatore ascolta quanti ne ho. Do sempre il massimo in campo. Fofana è impegnato a fare tutto il possibile per aiutare la squadra e sembra apprezzare la responsabilità che il tecnico gli ha affidato. La sua voglia di giocare in ogni partita e la dedizione che dimostra in ciascuna di esse sono segni che Fofana si sta integrando sempre di più nel Milan ed è disposto a fare del suo meglio per il successo della squadra. Un punto interessante che è emerso nell'intervista è stato il ruolo di Maignan come capitano. Dimostra tutto in campo partita dopo partita. Sono felice per lui, ma la fascia da capitano non è una sua ambizione. Fofana ha chiarito che Maignan sta svolgendo il suo ruolo di capitano con eccellenza, ma che il portiere continua ad essere il solito giocatore concentrato di sempre.
ha anche sottolineato che Maignan rispetta i primi capitani della squadra, mostrando che, oltre a essere un grande leader in campo, Maignan sa anche rispettare la gerarchia e i valori del club. Ed eccoci qui, ragazzi, alla fine della nostra analisi dell'intervista di Fofana dopo la vittoria del Milan contro l'Udinese. Fofana ci ha dato una chiara visione di come la squadra stia evolvendo, con una mentalità sempre più forte e unita, anche di fronte alle difficoltà. Ha dimostrato che la squadra non solo ha talento, ma anche una resilienza che sarà cruciale per affrontare le sfide future. L'adattamento di Fofana al Milan sta procedendo positivamente, e il suo impegno per la squadra è evidente in ogni parola che ha detto. Ora vogliamo sapere da voi cosa ne pensate delle dichiarazioni di Fofana. Pensate anche voi che il Milan stia diventando sempre più forte partita dopo partita? Lasciateci le vostre opinioni nei commenti, e non dimenticate di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessun contenuto. Continueremo a seguire da vicino ogni passo di questa stagione, e come sempre, forza Milan! Al prossimo video, ragazzi!